Allora, salve a tutti, un caro saluto da parte del sottoscritto Enrico Del Vescovo, presidente di Italia Nostra Castelli Romani e consigliere nazionale. Voglio fare un ringraziamento anche all'Accademia Vivarium Novum e a Giuliano per il prezioso aiuto tecnico che ci stanno dando e per il patrocinio a questa importante iniziativa. E vi confesso che qualche giorno fa ero un pochino disperato perché purtroppo l'atteso professor Filippo Quarelli, che già ci ha avuto l'onore di essere qui con noi altre due volte precedenti, purtroppo è stato colpito da Covid e quindi si trova a letto indisposto e io stavo quasi per annullare l'iniziativa. Però, sorpresa, dolcissima sorpresa, abbiamo qui con noi un grandissimo altro esperto dell'Appia antica, che è il professor Lorenzo Quilici, che è stato docente di topografia all'Università di Bologna e che quindi gli sono veramente tanto grato che oggi potrà farci la conferenza su questo tema che sta a cuore tradizionalmente a Italia Nostra come a tante altre associazioni. Grazie professor Lorenzo Quilici che della sua presenza. E io, come mio solito, vi leggo alcune mie considerazioni personali sull'argomento. Premetto che io non sono uno specialista del settore, però ecco, come tutte le associazioni ambientaliste, giustamente dobbiamo anche documentarci. Ecco, Dionigi di Alicarnasso scrisse che la grandezza di Roma era fondata su tre elementi fondamentali: gli acquedotti, le fognature e le strade. E non c'è dubbio che le strade lastricate abbiano contrassegnato la presenza della civiltà romana antica ovunque si estendeva l'impero. La via Appia, grazie alla sua imponenza ed importanza strategica, venne soprannominata la Regina Viarum dal poeta Stazio nel primo secolo dell'era volgare. E per molto tempo fu ammirata da poeti, scrittori, artisti e persone di cultura che provenivano da tutta Europa e venivano nel nostro paese, come sappiamo, per il famoso Grand Tour. Sappiamo però anche che purtroppo nel corso dei secoli la Regina Viarum è stata oggetto di gravissime depredazioni. Dopo il Medioevo, la lenta rinascita di Roma avvenne riutilizzando le vestigia ereditate dalla Roma antica. E infatti nacque presto la figura del cavatore, cioè colui che recuperava pietra e marmo dalle antiche costruzioni, come per esempio le residenze romane patrizie. E questo purtroppo per farne materiali da costruzione per nuovi edifici. Papa Martino V definì addirittura i cavatori una vera e propria categoria professionale. A causa di questa attività di riutilizzazione dei reperti superstiti, la Regina Viarum subì gravissimi, gravissimi danni, tanto che pare che venisse degradata, direi io, in modo libero, diciamo, pare che venisse degradata da Regina Viarum a cava di marmo. Pensate anche che il vicino quartiere statuario, infatti, non a caso fu così chiamato per la circostanza della grande quantità di statue che furono prese sul posto e poi persino cotte per farne materiale da costruzione. E lo stesso mausoleo di Cecilia Metella corse un brutto rischio perché Papa Sisto V pare che lo volesse far demolire per ricavarne materiali da costruzione per edificare la Villa d'Este a Tivoli. E fu salvata
soltanto in extremis per un sommovimento popolare e per intervento del nobile Paolo Lancellotti. Solo col tempo, con l'avvento dell'umanesimo, si pose maggiore attenzione alla tutela del patrimonio archeologico. Però, nonostante questa travagliata storia, l'Appia antica è diventata anche un simbolo di grande riscatto, per il quale le migliori energie intellettuali, come in particolare Antonio Cederna, si sono mobilitate, riuscendo a far istituire il Parco dell'Appia antica negli anni Ottanta, nel 1988 del secolo scorso. Da ricordare anche il contributo del giornalista Paolo Rumiz, che con la sua celebre camminata nel 2015 riuscì a riportare alla ribalta mediatica l'attenzione su questo importantissimo reperto dell'Appia antica. E proprio dalla sua camminata è nato oggi il progetto del primo cammino laico nazionale per circa 610 km. Ora poi l'Appia antica si appresta a diventare sito del patrimonio UNESCO e, a mio modesto parere, si tratta di un'occasione importante da cogliere per promuovere una maggiore tutela e valorizzazione non solo sul reperto stesso, ma anche su tutte le aree circostanti che sono ancora di pregio sotto il profilo paesaggistico ed archeologico, considerando che l'Appia antica si estendeva da Roma fino addirittura a Brindisi e quindi coinvolgeva le attuali regioni del Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Per cui credo occorra sottolineare come ci vuole una grande opera di valorizzazione e protezione del territorio, cosa che restituirebbe dignità al nostro paese, dopo che tanto patrimonio archeologico e paesaggistico è andato purtroppo perduto. Ecco, anche Italia Nostra, da parte sua, partecipa a questo progetto dell'Appia antica come sito del patrimonio UNESCO e fa parte, Italia Nostra, della commissione scientifica Appia UNESCO nominata dal MIBACT. E c'è presente la dottoressa Cipriani in questa commissione. E desidero infine annunciare come Italia Nostra Castelli Romani, insieme all'Archeoclub Aricino Nemorense, sta organizzando prossimamente un ciclo seminariale di formazione per insegnanti ed appassionati a cui ci si può iscrivere mandandoci un'email, e certamente questo ciclo seminariale, che riteniamo molto importante, credo che avrà inizio tra la fine di gennaio e febbraio. Ma intanto qui abbiamo il nostro professor Lorenzo Quirici che ci regalerà quindi Vabbè. un assaggio, insomma, di tutto quello che dovremo imparare sull'Appia antica. Prego, professore, a lei la parola. Cominciamo. Desidero prima di tutto ringraziare l'Associazione Italia Nostra dei Colli Albani per avermi invitato, anche se mi dispiace per il professor Quarelli, che avrei sentito volentieri. E le strade che la civiltà di Roma ha creato in tutto il mondo antico hanno rappresentato un evento politico di portata universale, costituendo ancora in gran parte il supporto della viabilità attuale. Non solo per l'Italia e le nazioni che sfociano nel Mediterraneo, ma per quelle dell'entroterra dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa. Dalle gelide regioni del nord al deserto infuocato del Sahara, dal Pacifico al Golfo Persico. La costruzione di una così vasta maglia viaria, ben organizzata e mantenuta in piena efficienza per gli 8 secoli nei quali Roma ha rappresentato il centro del mondo civile,
ha costituito il fondamento strutturale sul quale si è svolto ogni ordine pubblico, sul quale hanno viaggiato centinaia di milioni di uomini, di mezzi di trasporto, di merci e di idee. Attraverso la rete delle sue strade, costruite con una politica perseverante e tenace, Roma ha espresso in maniera funzionale la propria vocazione alla dilatazione universale, che fu un impero universale, e realizzò con essa il nesso connettivo che legava la capitale alle più lontane periferie. La costruzione di questa rete veicolare rispondeva infatti a quei principi di esigenza di ordine per l'utile pubblico, che è stata una delle caratteristiche distintive del mondo romano. Le strade, gli acquedotti e le cloache, come diceva il vostro presidente, costituivano le moles necessarie, le costruzioni fondamentali alla base di ogni vivere civile. Nessuna città può stare senza queste moles necessarie, che sono le strade, gli acquedotti e le cloache. E i romani le contrapponevano con orgoglio alla oziosa stulta ostentatio piramidum, la stulta e senza significato ostentazione delle piramidi, e anche se la prendevano coi greci, inerzia sed fama celebrata opera grecorum. Le opere dei greci tanto celebrate, ma che non servono a niente. I romani erano proprio delle persone, erano dei contadini, ed erano legati assolutamente alla terra, al prodotto, al modo di questo di vivere. E fu attraverso le strade che si svolsero la vita e la fusione di civile di tutto il mondo antico, che legò etnie e culture di origine diversissima. Alcune più antiche di Roma di millenni, come l'Egitto e la Mesopotamia, altre che sono state chiamate proprio da Roma a partecipare alla storia universale, come la Spagna, la Gallia, la Britannia. Cominciamo. Com'è che non parte qua? Ah, comincio con una piccola carrellata, con cui vi faccio vedere come le strade romane siano rimaste spesso in gran parte in efficienza, come tracciato praticamente in forma universale, con tante volte addirittura col proprio lastricato. Un lastricato che, tenete presente, era ancora usato dalle diligenze, dai carri, dalle diligenze alla fine dell'Ottocento, e tanto che il percorso antico, ad oggi gli si affianca quello moderno, perché l'ha cambiata con l'invenzione delle gomme, delle automobili, l'esigenza delle automobili non potevano passare su questi lastricati. Però ecco che il percorso rimane sempre lo stesso. Vi faccio vedere alcuni qui come va. Opa. Sì. Si è bloccato. Prova, aspetta, interrompo e ritorniamo. Momento, eh. Lo devo fare in questa maniera. In questo qua. No, non è il schermo pieno. Ecco, senti se vedo lo schermo. Vedete adesso? Sì, vediamo. Eh? Vediamo, Non c'è. vediamo. Non c'è. Assolutamente.
Vediamo le Va immagini. bene, può andare, professore, Sì, va prosegua. bene. Ah, con quello, va bene, cambiamo sistema. Dunque, queste strade che vi faccio vedere, questi esempi, sono della Via Appia, della Via Flaminia, della Via Cassia, della Prenestina, proprio per avere un'idea di come le strade siano rimaste nei tracciati, anche se non si vedono i lastricati, in gran parte ripercorrono le vie antiche. Questa è la Cassia, anche questa è la Cassia a Baccano, la Prenestina, le conoscerete tutte, la via di Zagarolo. Ecco, pensate che le strade costruite da Roma solo dell'Italia antica sono iniziate proprio con la Via Appia e al tempo praticamente di Silla, quindi meno di 2 secoli, e avevano imbrigliato tutta l'Italia antica. Questa piantina che vi faccio vedere delle strade principali romane è il risultato come apparivano alla fine del primo secolo avanti Cristo. Tanto che vi faccio vedere un momento l'arco di Rimini, l'arco di Augusta Rimini, che celebra in questa maniera, cioè tutte le iscrizioni che celebrano l'imperatore, la tribunicia potestas, pontefice massimo, eccetera, eccetera. L'ultima riga dice: Celeberrimeis Italiae vieis, consiglio et autoritate eius munitis, cioè al tempo d'Augusto le strade romane erano dell'Italia antica, erano già celeberrime. Tanto era l'orgoglio dei romani di questa attività. Appio Claudio è stato un grande personaggio della fine della seconda metà del IV secolo, e fu censore, no? Il famoso per sé censore, che era un personaggio importantissimo nell'età repubblicana. In quanto che i consoli, che erano le persone più importanti di Roma, in genere erano fuori a fare guerre, quindi non c'erano, e il censore rimaneva a controllare il governo della città. Era un censore come noi lo intendiamo, quindi che interveniva moralmente a castigare aspramente le malversazioni, gli abusi, eccetera. Ma ecco, questa iscrizione fu apposta del Foro di Augusto. Nel Foro di Augusto c'erano le statue delle persone che avevano reso grande l'impero, e c'era appunto la statua di Appio Claudio, che noi conosciamo da una copia che oggi si trova ad Arezzo in bronzo. E dice che come censore, dunque, no. Appio Claudio ha conquistato, vinto i popoli sabini e della Tuscia, e costrinse alla pace Pirro. Però dice quello che è più importante, in ultime righe, dice: in censura viam Appiam, durante la censura costruì la via Appiat Stravit, et in Ulme condusse l'acqua Appia, appunto, e il tempio di Bellone. Quindi l'orgoglio del personaggio celebrato da Augusto è dato proprio da aver costruito la via Appia, l'acquedotto e l'acquedotto Appio. La strada Appia fu costruita nel 312, poi naturalmente sarà durato qualche anno perché la censura durava, fu anche rinnovata. Fu costruita nel 312 fino a Capua. Perché fu costruita? Perché Roma era entrata
in competizione con i popoli italici dell'Appennino, cioè con i Sanniti, per il controllo della Campania e di Napoli. Roma ormai era già una città molto potente, era Capua in Campania, permetteva lo smistamento di tutta l'Italia meridionale per la Puglia, per il Sannio, per la Calabria. E quindi il controllo di questa regione era fondamentale. E i Senniti, che erano questa grande confederazione di popoli italici, che aveva raggiunto un grado di potenza confederale notevolissima, mirava appunto a espandersi in Campania, come vediamo per esempio con Paestum, se siete andati a vedere Paestum, le famose tombe sannitiche. E in questo scontro tra Romani e Sanniti, la via che esisteva prima della Via Appia era la Via Latina, cioè grosso modo l'attuale Casilina, che aveva un percorso, prima di tutto, molto tortuoso, perché collegava città a città. Uno andava, che so io, prima alla Bicom, poi arrivava ad Anagni, poi arrivava a Ferentino, con un percorso tortuoso che collegava città a città da tempo immemorabile. Inoltre, la via Latina, attraversando la Valle del Sacco, era esposta agli attacchi sanniti della montagna. Allora, Appio Claudio ha avuto questa innovazione straordinaria, cioè di costruire una strada, prima di tutto difesa dai territori pericolosi, cioè al di là dei Lepini, degli Aurunci e dei Monti Lepini ed Aurunci, e soprattutto fare delle strade rettilinee per essere rapidissima e giungere al più rapidamente possibile alla meta finale. Cioè Roma doveva arrivare a Capua la maniera più veloce e facendo dei rettifili, cambiando la direzione solo dove là c'erano delle condizioni naturali che obbligavano a passare a volgere, come era per dire la rupe di Tivoli, che una arrivava al mare e poi volgeva da quella altrove a Terracina. La via poi fu man mano portata avanti. Nel 268, dopo la disfatta di Pirro a Benevento, poi a Taranto arrivò nel 272, quindi la piena sconfitta poi dal mondo greco, e arrivò a Brindisi subito dopo il 240. Quindi è stata una strada concepita, diciamo, con il valore delle nostre autostrade, cioè che non collegano una cittadina una pressa all'altra, ma puntano direttamente alla meta finale, e le strade e le città che sono sul percorso si collegano ad essa con delle bretelle. Dunque, voi pensate che costruire una strada non era una cosa semplice allora. Bisognava vincere prima di tutto la natura selvaggia, boschi, paludi, montagne. Non è come oggi noi arriviamo i nostri bulldozer, noi percorriamo delle regioni che ci meravigliamo che ci siano mai stati i lupi o gli orsi. Tanto sono ben urbanizzate, piene di case. Arrivare per dire da Roma della Cina bisognava scavalcare soprattutto le paludi pontine, bisogna scavalcare le montagne di Angstrom, quelle di Fondi, di Formia, e quindi doveva essere vinta la natura selvaggia, era il raziocinio dell'uomo che vinceva la natura. Non è che oggi siamo al contrario, che cerchiamo di difendere la natura dal nostro raziocinio, ma allora era così, e quindi era un impegno di civiltà, e di civiltà anche sui popoli che vengono conquistati,
Roma faceva vedere la superiorità della propria civiltà rispetto alle altre culture che venivano modificate e attratte nell'orbita romana. Per questo, chi costruiva una strada, il primo è stato Appio Claudio, e con questi criteri, aveva l'onore di dare il proprio nome a imperituro per l'antichità, cioè mentre le strade prima si chiamavano dalla meta dove andavano, la Via Ostiense, Ostium, la Foce del Tevere, la Salaria portava il sale verso l'interno, la Prenestina andava a Palestrina e via di seguito, da allora questi magistrati che costruirono le strade davano il proprio nome a significato imperituro. Era un trionfo, era vincere i nemici più terribili, vincere la natura e imporre il proprio disegno. E i magistrati, nel corso del tempo, man mano verranno costruiti archi trionfali per celebrare queste strade, quando si imboccavano i ponti alla partenza dalla città, all'imbuco o all'arrivo, archi trionfali declamavano questo impegno raggiunto. Vi faccio vedere questa iscrizione che è di Polla e riguarda la via che andava da Capua a Reggio Calabria, la via Cecilia. E è un'iscrizione che è rimasta lì dove c'è la cittadina di Polla nel Vallo di Diano, e si vede proprio al lato della strada celebrata, piccolina, incastrata, un piccolo monumentino, e leggiamola per capire cosa vuol dire costruire una strada. Questa è stata, dicevano, non è l'Appia, ma è la via Cecilia costruita e rifatta alla fine del secondo secolo avanti Cristo. E dice: Viam fecei, parlo io magistrato, feci la via ab Regio ad Capuam, feci la via da Reggio Calabria a Capua, et Einea via, e sulla stessa via, pontis omneis quae biliarios tabellariosque poseivei, e sulla questa via io ho costruito tutti i ponti, i miliari e le insegne stradali, inc sunt, no, dalla distanza delle varie città, inc sunt Nuceria, miglia, per arrivare a Nuceria da Capua, solo miglia 51. Poi, per arrivare a Murano, che sta sull'Appennino al valico prima di Sibari, solo 84. Poi per arrivare a Cosenziam, solo 74. Per Valenziam, vivo Valencia, 123. Vedete, proprio calcolato i miliari collocati sul percorso ogni miglio. E ad Afretum, ad Astatum, è lo stretto di Messina. E quindi dice: da Reggio a Capua, Regium summa a Capua, dal Reggio, la somma di tutta questa strada, Reggio a Capua, sono di miglia 321. Il miglio, vi ricordo che il miglio romano è di un po' meno del mille, di 1,5 km l'ostro. Poi aggiungo un'altra cosa, questo, ed è imem, pretor, io quello che parlo è un pretore. Eidem pretor, in Sicilia fuicitivo se italicorum conquisivei redidique. Io da pretore in Sicilia catturai, inseguì e catturai dei schiavi fuggitivi italici, li raggiunsi e, dice il numero, sono 917 uomini. Idenque, e li restituì ai rispettivi proprietari. Speriamo che se la siano cavata, che li
la punizione classica era quella di crocifiggerli. Poi continua: eidem fecisse io pretore, primus fecei, io pretore per primo feci che de agro publico aratoribus cederent pastores. Io ho fatto sì da pretore che questo agro pubblico che era dei pastori diventasse degli agricoltori. Quindi è un fatto proprio di cultura, di civiltà del territorio. E finisce l'ultima frase: forum edisque publicas ei che feci. E qui ho eretto il foro e le sedi, gli uffici pubblici, cioè ha creato questa città di Polla che noi possiamo ancora andare a visitare, e quindi ha creato un'urbanizzazione nel cuore dell'Appennino meridionale. Torniamo adesso all'Appio, al nostro Appio Claudio. Vi parlavo dei retifili. Retifili sono, naturalmente, Milano al punto obbligato di passaggio dove non si poteva fare a meno di andare oltre, senza deviare. E il primo retifilo, uno dei più significativi, è quello che va da Roma a Terracina. Sono 90 km, no, che scavalcano tutti con gli Albani, l'immensità delle zone pontine. E questo rettifilo di 90 km, noi diciamo, ma come hanno fatto a tracciare questo rettifilo? Perché poi fare una strada non è soltanto fare un rettifilo, non solo fare i traguardi, ma vedere la geologia del terreno, vedere tutti, non solo i fiumi, ma i gangli più minuti che intralciano la strada, eccetera, darli, allontanarli dal percorso stradale, creare la massicciata, le fondazioni della strada stessa, quindi un lavoro estremamente complesso. I romani hanno costruito questo retifilo, se voi notate dove c'è Ariccia, c'è un leggero disasse. Lì vicino a Ariccia c'è Monte Cagnoleto, che permette di vedere, traguardare, quindi da una parte era il tempio di Diana sull'Aventino, quindi il primo rettifilo, poi con una leggerissima distorsione si guardava la Rupe di Leano che domina la parte di Terracina, quindi questa creazione della strada è avvenuta in questa maniera. Naturalmente i rettifili poi sono tantissimi, anche quello per esempio sul Volturno prima di arrivare a Capua è un rettifilo ancora maggiore di questo. Naturalmente il Parco dell'Appia Antica lo salto in pacca perché lo dovreste conoscere tutto in ogni angolo, però vi dà l'idea del rettifilo che porta ai Colli Albani e che arriva fino appunto alle Fratocchie. E anche dove la strada non c'è più, cioè la strada per esempio a Velletri è stata deviata quando Velletri era una cittadina importante, autonoma rispetto allo Stato Pontificio, ha captato l'Appia perché la via Appia continuava il suo rettifilo e stava lontana da Velletri e quindi è stato del loro interesse captare la via e portarla su Velletri e poi su verso Cisterna come fa attualmente. Ma la via antica ancora si conserva nelle campagne nel suo rettifilo, qui vi faccio vedere come il rettifilo passa da valle a valle con le sue con i suoi drizzagni. Qui abbiamo una a Itri, tra Fondi e Itri, è un tratto scavato dalla Via Appia, dove poi è stato creato anche un bel parco che vi invito ad andare a vedere perché è pieno di
i monumenti antichi, ecco, questa strada fa vedere al centro il lastricato, che è quello classico della strada romana, che non è il lastricato fatto da Appio Claudio. Appio Claudio ha stravito, come dice l'iscrizione di Augusto, cioè ha fatto le fondazioni e l'imbrecciata lì sopra. Il lastricato è venuto poi man mano col tempo. Sappiamo che il primo tratto all'inizio del secondo secolo è stato fatto dal Circo Massimo alla Valle della Caffarella, dove c'era il Tempio di Marte, quindi era una strada sacrale, diciamo, era fatta lastricata in tufo. Però siccome il tufo poi non durava, è stata lastricata proprio in silice da Roma a Boville, e lì piano piano poi il lastricato si è esteso. Questo lastricato è di Caracalla, che in un miliario che oggi si trova adesso mi viene in mente, mi scappa, il miliario che dice come Caracalla ha lastricato da Terracina a Formia tutta la strada, sostituendo un calcare, quello che era il calcare, quindi il calcare di montagna, cioè il calcare. Anche se molto solido, pian piano si consuma. Invece il basalto è una pietra silicea, veramente quasi impossibile consumarla. Il paese che dicevo prima era Monte San Biagio. Se andate su alla chiesetta del paese, c'è questo si conserva questo importantissimo miliario. La strada poi, quando affronta le paludi pontine, questa è stata un'opera straordinaria. Le paludi, l'acqua allora se andava a spasso da tutte le parti, e la costa è tuttora lievemente rialzata rispetto all'entroterra, alla zona pedemontana, per cui l'acqua non poteva sfociare direttamente al mare, ma seguiva tutta la base dei Monti Lepini fino ad arrivare a Terracina con 100.000 rigagnoli e stagni. Quindi c'è stata una grande impresa nel costruire un canale che captasse l'acqua di tutte le sorgive che scaturivano dai Monti Lepini e portarle al mare con un grande canale che poi è diventato anche navigabile. E se vi ricordate, Orazio celebra di averla percorso, la voleva condurre una notte riposandosi in barche, e trovarsi la mattina a Feronia sotto la rupe di Leano. Quindi è stata fatta non solo la strada, il terrapieno, no? Le fondazioni, tutti i terreni di riporto, tutti i rivoli, i 100 ponti che deve scavalcare con tutti questi rivoli, per arrivare alla fine solo a Terracina. Ecco, qui c'è. Vi faccio vedere dove c'era il Tempio di Feronia, proprio sotto la rupe di Leano. Si vede nella figura centrale, c'è il vecchio lastricato più in basso, e poi siccome il terreno affondava, c'è la scendenza, il lastricato è stato rialzato ben 2 volte nel tempo. Cosa succedeva quando veniva costruita una strada così rapida che non riguardava apparentemente le città che c'erano all'intorno? Queste erano costrette a collegarsi alla via principale con bratelle, se non venivano tagliate fuori da ogni comunicazione commerciale, culturale, via di seguito. E questo vi faccio vedere Norba, è la strada che scendeva da Norba, no, serve Norba, solo è un dislivello dei Lepini di ben 450 metri, quindi è uno strapiombo proprio. Chi arriva su vede un panorama bellissimo dalla zona pontina e vi dà l'idea di questo strapiombo che doveva essere superato per collegare la città al fondovalle, quindi all'Appia, e che
le comunicazioni quindi rimanessero in piena efficienza, non fosse la città tagliata fuori. E ci sono dei tratti stupendi di questa strada, vedete, c'è una larghezza di 7-8 metri e quindi ecco, le strade romane hanno, dunque, mi sono scordato di farvi la strada che ho fatto vedere prima, aspetta, vediamo un po' di recuperarla, che è importante. Ecco, questa qua. Dunque, ho detto che questo è il lastricato fatto da Caracalla. Se voi guardate al di là del lastricato, ci sono due bordi in rozza opera poligonale, bloccacci messi così. Quello era il bordo della strada di Appio Claudio, cioè la strada originaria era sui 9 metri o anche un po' di più, ed era non separata dalla sede carrabile da quella dei marciapiedi. Quando poi vengono fatti i lastricati diventano sede carrabile e di lato quello che avanza imbattuto era la sede pedonale. E la larghezza delle strade romane è da Appio Claudio, cioè da quando vengono lastricate, in poi è di 4 metri e 10. Se voi provate a fare dei passi calcolando, e avete la larghezza esatta delle strade romane che permettevano l'incrocio dei carri. E, poi, naturalmente, questa era una larghezza canonica. Tutte le strade non dovevano avere una larghezza inferiore ai 4 metri e 10, 4 metri e 20. E, poi, però, se c'era traffico, potevano aumentare, non potevano diminuire, ma potevano fare sempre più largo il lastricato. Per esempio, nei tratti montani più ardui, come in questo caso dei Monti Lepini, i marciapiedi non sono di 3 metri, come sono per esempio lungo il parco dell'Appia, nel parco dell'Appia qui di Roma, ma sono di un metro e mezzo, proprio per risparmiare un po' la difficoltà del transito. La via, naturalmente, puntando su Lavur di Leano, ha il passaggio obbligato del monte di Anxur a Terracina, attraversavano direttamente il foro e entrava da questo arco a destra dell'immagine, c'è cioè ancora il lastricato con l'iscrizione che celebra il magistrato costruttore, e proseguiva la strada. Quello che importava era superare la rupe di Anxur, quel famoso tempio di Anxur, Giove Anxur in alto. E allora la montagna strapiombava direttamente al mare, non era possibile proseguire lungo la costa, e allora Appio Claudio costruì la strada che s'arrampicava fino alla cima del tempio di Anxur, e poi dall'altro versante di fondi man mano scendeva. Ed è sarà solo Traiano che verrà a tagliare la rupe che impediva il passaggio sul mare. Questa rupe bianca che voi vedete davanti è il Pisco Montano, che vedete com'è liscio, che è stato tagliato da Traiano per il passaggio, e poi la strada proseguiva con altri tagli sulla destra, ma cave moderne hanno deformato tutto quel versante. E qui siamo superata la rupe di Anxur, che vedete in fondo all'orizzonte, la via scende piano piano alla piana di fondi. Vediamo se adesso. Piano di fondi c'era un acquitrino infinito, c'era un lago. Allora, oggi è stato bonificato dopo un millennio e anche più di lotte tra l'uomo e l'acqua, perché l'acqua ristagnava, non sfociava in mare. E allora, tanto più, allora
questa difficoltà ad attraversare questa grande palude. Poi, non aveva appena passato questo lago, che ci troviamo il passo di Itri, una strada, una gola difficilissima, una gola che è stata sempre tormentata nel corso dei secoli, anche come sbarramento dello stato borbonico, perché era veramente il confine militare, il confine dello stato borbonico era a Monte San Biagio, dopo Terracina, ma poi c'era la pianura e questo invece era il punto difficile da valicare. Vedete, la strada come tortuosa si arrampica con grande difficoltà per superare, perché anche se era tutto doveva essere reso facile per l'uomo e il transito animale. Quindi un impegno fortissimo anche davanti a estreme difficoltà. L'uomo col suo raziocinio vinceva la natura e faceva la strada, che portava traffico, cultura, commerci e tutto. E questo passaggio della gola si chiama la Valle di Sant'Andrea, questa, perché c'era un tempio trasformato in chiesa, un tempio di Apollo, un bel tempio che è notevolissimo, ma adesso porta altri argomenti. Abbiamo i terrazzamenti, vedi, che reggono la strada sullo strapiombo. Sono terrazzamenti colossali che arrivano a 17 metri, funzionano per centinaia di metri. Un altro tratto, e qui vi faccio vedere un tratto di ricostruzione. Ma poi proseguendo, naturalmente le difficoltà continuavano. Voi pensate che la difficoltà deve essere stato superare il Volturno. Il Volturno è un fiume, come dice il nome stesso, vortice, cioè è un meandro continuo che cambia continuamente i propri meandri a ogni piena. E quindi superare il Volturno è anche stata un'altra arditissima impresa, fino alla fine arrivare a Casilinum, che sarebbe l'attuale Capua, mentre Capua è un paio di chilometri dopo, che oggi corrisponde a Santa Maria Capua Vetere. Una cosa interessante, no, una cosa interessante, che poi ci torneremo sull'argomento, è che quando, per esempio, Fondi è una città fondata proprio subito dopo la costruzione dell'Appia, perché prima c'era, come centro arcaico, c'era Amicle sulle montagne. Vedete, questo quadratino rosso è il perimetro di Fondi, che poi, anzi, si conserva perfettamente urbanisticamente, se lo andate a visitare, è veramente stupendo, con tutte le mura sul percorso. La strada Appia, vedete, che arriva dalla sinistra in rettifilo, poi attraversa in diagonale, cioè in diagonale sull'asse principale, il quadrato di Fondi, e poi c'è quest'altro rettifilo che prosegue verso destra in basso. Ecco, questa era la strada normale per chi voleva naturalmente entrare in città, trovare un albergo, mangiare e via di seguito. Ma c'era a fianco alla strada una tangenziale esterna. Cioè, chi non voleva entrare in città e perdere tempo nel traffico, così poteva proseguire senza entrarvi, continuando il suo rettifilo al margine. Ed ecco, vedete la strada, magari si vede poco bene, che continua questo rettifilo che va da basso a destra verso l'alto fino a superare il lato di Fondi. Quindi abbiamo una tangenziale esterna, adesso ve ne farò vedere anche altre. Tra le meraviglie di questo percorso, questo adesso entriamo in campi anche che non riguardano certo Appio Claudio, ma la strada è vissuta millenni e ha tutta la sua storia. Io anzi non toccherò, anche se mi dispiace molto, tutto quello che è la fase medievale, le torri, le chiese, i monasteri e così gli edifici moderni, che hanno arricchito il percorso stesso, rendendolo prezioso, una somma di tesori sul percorso dell'Appia. Questo voi lo conoscerete
benissimo che quello, il viadotto di Ariccia, che è una meraviglia, come che s'arrampica per superare questo cratere, antico cratere di Ariccia, facilitando il percorso. Al tempo di Plocaudo era stato costretto a fare dei zig-zag per arrampicarsi in alto, e invece nel secondo secolo a.C. è stato costruito questo viadotto che in rampa, in dolce rampa, porta in alto. E qui lo possiamo vedere anche vediamo un po'. Ecco. Una porta, se vedete, notate una porta, perché noi eravamo in zona urbana, con la Riccia, la Riccia Arcaica era in cima alla Rupe, e poi si è espansa in basso, e c'era tutta la viabilità naturalmente di collegamento, e questo muraglione, questa rampa, veniva a sbarrare la viabilità attraverso, quindi un po' il discorso dei nostri quadrifogli, con la strada attraversa viene ad attraversare il muraglione per non intralciare il traffico locale. Poi sul percorso dell'Appia, abbiamo tantissimi ponti, la zona pontina ne avremo almeno conservati una decina, e altrettanti magari rifatti. Vedete qui, noi passiamo sopra queste faiti, c'è il ponte romano sotto e il ponte attuale sopra, e noi lo sappiamo che ci passiamo sopra attualmente. Per esempio, è stato il caso proprio di tra Itri e Formia, la scoperta che tutti i ponti che stanno su questo percorso, che non si sapeva assolutamente fino a un anno fa, hanno sotto il ponte romano, perché costruendoci sopra nel tempo un ponte più alto, un ponte più alto, sono rimasti nascosti in fondo alle forre e non si sapeva nemmeno che esistessero, mentre invece sono ancora là dove fanno passare alla base l'acqua. E così noi possiamo vedere questo ponticello, come non è poi tanto ponticello, è un altro che va verso la Rupe di Leano. Sono ponti, i ponti romani hanno la fama di avere la schiena d'asino, che in realtà non è vero. La schiena d'asino è soprattutto del ponte medievale, no? Che fa questo arco più alto, per cui la rampa di salita e di discesa è notevole. I romani tendono a fare il ponte sempre a livello, per non creare problemi di traffico, di faticosa salita e discesa dei carri. E qui vi faccio vedere invece un altro. Dove è andato? Ecco, questo è il ponte alto che è andato distrutto nell'ultima guerra. Vedete, è un ponte molto alto, come dice il nome, perché era percorso dal traffico fluviale al di sotto. Naturalmente c'è un grosso intreccio tra il traffico terrestre e il traffico fluviale, anche marittimo. Quando si toccava una città c'era un porto, come Terracina, per dire, a Fondi, Formia, cioè a Formia, non a Fondi. E quindi l'arco qui è molto alto, proprio per permettere alle barche di passare, che potevano avere anche l'albero che poi veniva abbassato per permettere, se avevano l'albero con la vela, per essere abbassato e passare sotto quest'arco. Uno dei ponti più straordinari che noi conosciamo è il ponte di Capua, cioè di Casilino, antica Casilinum. Questo ponte è forse il più importante di tutto il percorso dell'Appia. Vedete, c'aveva non solo i quattro archi che si vedono, ma altri due che sono stati coperti dai fianchi del fiume. Quindi sei archi, il Volturno, vi dicevo, un fiume proprio difficile, e che è stato distrutto purtroppo nell'ultima guerra.
Adesso è stato sostituito nel dopoguerra da un pontaccio orribile che, se voi capitate in internet, vi fa passare per Ponte Romano di Campa, un ponte fatto nel 1948 giù di lì, anche brutto, che non ha tenuto nessun conto della struttura antica, e passa per Romano. Se voi andate in internet, qualsiasi anche dei testi vari, e questo rovina poi, per dire, anche gli studenti che imparano male, c'è sempre scritto Ponte Romano, mentre invece il Ponte Romano purtroppo non esiste più. Non esiste più perché nell'ultima guerra, purtroppo, i ponti sono stati sistematicamente distrutti perché creavano, giovava, per dire, ai tedeschi fare saltare i ponti per non fare avanzare gli alleati. E gli alleati bombardavano per intralciare i tedeschi. E tutti i ponti della Via Appia, i più importanti, non i ponticelli, sono stati distrutti nell'ultima guerra, e questo non solo dell'Appia, ma anche della Flaminia, dell'Aurelia. Questa ultima guerra è stata un disastro, un pianto proprio per l'importanza di questi monumenti straordinari che avevano durato millenni, 2 millenni, e sono stati distrutti per una maniera così stupida da parte dell'uomo. Qui abbiamo poi, vi faccio vedere altri due ponti della storia verso Benevento. Anche questi erano dei bellissimi ponti, stanno subito prima di un po' prima di Benevento, che sono stati distrutti nell'ultima guerra. Qui ce n'è un altro spettacolare. Questo era lungo, pensate, 400 metri, con tante arcate, ed è prima di Mirabelle e Clano, sul Calore, sul fiume Calore. Questo naturalmente non l'hanno distrutto, non ha distrutto la guerra, ma è stato il tempo. Poi, a parte i ponti, poi abbiamo, vi accennavo com'era difficile far defluire l'acqua, perché non erano solo i fiumi, erano tutti i rigagnoli che potevano danneggiare le scarpate della strada, che dovevano essere deviate, fare passare magari con piccoli fognoli. Questa è una potente fogna che sta a Itri, è l'arco di San Gennaro. Poi, siccome c'è in questo paese, c'è la mania di dire che tutto è stato costruito dagli Etruschi, gli hanno cambiato il nome in Arco Etrusco, ma questa è una stupidaggine, perché gli Etruschi qui non ci sono mai stati, ed è un arco, cioè non è un arco, è un fognone, un bellissimo fognone romano, per il quale è così bello che vi faccio vedere anche l'interno. Come si riconosce una strada romana percorrendo? Naturalmente, l'elemento principale, a parte il tracciato di cui abbiamo parlato, che il tracciato si può conservare oggi ancora in asfalto o in terrariccia di campagna, chi caratterizza la strada sono naturalmente i sepolcri, i grandi mausolei o le tombe minori, partendo naturalmente da Cecilia Metella, che è il simbolo proprio dell'Appia, è divenuto il simbolo proprio di tutta l'Appia antica. E noi troviamo tantissime tombe sul percorso che possiamo scandire e riconoscere per capire che il percorso è quello dell'Appia. Poi noi abbiamo un'infinità di stampe, dipinti fin dal Cinquecento, che ci raffigurano i monumenti lungo il percorso dell'Appia. Sono migliaia e migliaia, proprio migliaia, un'infinità di queste figurazioni che ci illustrano tantissimi monumenti che magari oggi non esistono più, essendoci passato sopra l'uomo come un bulldozer, sfasciando tutto. Ecco, questo è un sepolcro del disegno prima a Terracina. Questo, tante volte, quando c'è un bel sepolcro, viene riferito a un imperatore. Questo è detto il sepolcro di Galba, però non c'entra niente. Ma perché Galba aveva una villa qui a Terracina?
Questo è un bel sepolcro che sta a Itri, oggi l'hanno malamente restaurato, che fa piangere, perché sono intervenuti per restaurarlo e hanno fatto un disastro di cattivissimo gusto, anche statico. Questa invece è una tomba famosa e bellissima, che è la Canocchia di Capua. È una tomba di età tarda repubblicana. Vedete, al centro c'è una targa. Questo monumento stava per cadere nel 700 e Ferdinando di Borbone ordinò che fosse restaurato, che non doveva essere, non doveva cadere. E adesso non mi ricordo bene l'iscrizione che dice poi iam iam ruiturum, che io stavo proprio per cadere, Rex Ferdinandus ab imo suffulta. Insomma, mi ricreò, restaurò, ridandomi vita. Poi sul percorso ci sono anche i migliari. Ci sono, per esempio, a Itri, ce ne sono ben due al loro posto, che è una cosa straordinaria, perché poi c'è questa mania degli archeologi di, appena trovano un migliario, di portarlo al museo, invece di lasciarlo lì sul posto a testimonianza della storia del luogo, lo si porta al museo, dove poi cos'è? Un affare pieno di polvere che non si sa da dove viene, degletto. Insomma, è una vergogna quando portano via le cose dal sito e depauperano il territorio. Qui abbiamo anche un altro esempio interessante, che sono come si conservano le antiche osterie e alberghi sul percorso. Solo Ariccia, per esempio, adesso è diventata una villa che sta lì sull'Appia in basso, che si diceva fosse l'osteria di Orazio, no? C'era questo nomignolo. E questo è un altro che sta al valico di Troia. Sono tanti alberghi oggi, però, fino agli anni 70, così hanno funzionato perché c'era maggiore povertà e oggi invece sono stati abbandonati, sono, man mano cadono in rovina, che è un vero peccato, e magari di lato ci costruiscono una nuova trattoria, un nuovo albergo, nuovo. E è un pianto vedere questi antichi edifici che perpetuano la storia della strada proprio dall'antichità ai nostri giorni, perché poi spesso rimangono proprio nel stesso sito dove c'era la sede antica. Poi ci possono essere le fontane, ecco, questa è una bellissima fontana di Formia, conservata. Questa, quando si stava per entrare a Formia, c'era la fontana dove si poteva bere, bere agli animali, e purtroppo, come oggi succede, siccome ci hanno costruito dietro, l'acqua si è inquinata e quindi la fontana non funziona più, rimane come monumento astratto. Qui faccio vedere un altro esempio di tangenziale esterna, no? Vi ho fatto vedere quello di Fondi. Noi abbiamo spesso nelle città, questo è un tema di studio che è stato poco fatto, per quello non si conosce molto, ma appare frequente. Appena poi si approfondisce l'argomento. Qui c'è l'attraversamento dell'Appia a Taranto. Vedete, la strada arriva dall'angolo a sinistra in alto, arriva a Taranto e poi prosegue verso destra. E naturalmente attraversare Taranto era con Roma, Taranto e Capua erano le tre principali città d'Italia come sviluppo edilizio, le più grandi città d'Italia a quell'epoca di Appio Claudio. Allora, quando uno entrava a Taranto, trovava un ingorgo, traffico, i venditori, il forno da attraversare, gli edifici pubblici, insomma, come attraversare una grande città nostra che c'è un ingorgo. Allora si preferiva, se uno aveva fretta, passare al di là del Mar Piccolo, vedete, quell'altra linea che ha, che è circumlacua, si dice, e arrivava a Mesocoro, dove si ricollegava alla via Appia sul percorso classico.
E adesso vediamo alla via Traiana. Perché Traiano ha voluto costruire questa strada? Perché si si era accorti che, cioè si era accorti, era evidente, che a forza, siccome la strada era, la Via Appia era avanzata man mano che le armi romane conquistavano i territori, alla fine per arrivare a Brindisi non era la strada più corta, ma vi era per esempio una strada più rapida che passava per Troia e per Bari, che è quella poi che fa Orazio per guadagnare tempo e arrivare a Brindisi. Ed è questo percorso che vedete in alto, è che sarebbe Troia, Erdogna, Canosa, Bitonto, Egnazia e Brindisi. Le strade hanno avuto poi anche loro delle modifiche per facilitare i percorsi. Per esempio, prima la via passava per Bitonto, poi più recentemente è stata fatta passare per Bari perché c'era il porto, era più importante, e quindi era più facile trovare alloggio e commercio. E quindi la storia della Via Appia non è così schematica, c'ha naturalmente una storia dei suoi percorsi che può avere un suo significato, le sue varianti. E Traiano allora ha pensato di ammodernare questo vecchio tratturo che arrivava a Brindisi e ha approfittato dei grandi tesori che lui ha portato dalla conquista della Dacia, della Romania. La guerra contro i Daci ha portato una ricchezza immensa a Roma. Traiano, pensate solo alla costruzione del suo foro, ma poi ha costruito dappertutto porti, strade, monumenti. E quindi, tra le altre cose, ha fatto questa strada molto significativa. È una via di cui restano ancora funzionava in piena efficienza nell'undicesimo secolo, e poi piano piano è decaduto. Cosa è successo? Che al tempo di Domiziano, l'imperatore Domiziano, siamo con i Flavi alla fine del primo secolo d.C., viene adottato il calcestruzzo rivestito di mattoni. Cioè, mentre prima i ponti si facevano con i blocchi di pietra, andare alla cava, trovare il materiale, tagliarlo, trasportarlo pesantissimo, e tanto più era difficile montarlo. Con questo sistema, invece, il materiale si trasportava con molta più facilità e si costruiva anche con altrettanta facilità. Quindi Traiano, dopo Domiziano, ha iniziato queste costruzioni, e tutta l'Appia Traiana è fatta in questa tecnica, no? Poi pensate all'Appia che abbiamo visto prima, quella vecchia, tutti i ponti fatti in pietra, scalpellata e lavorata bene. Invece, in forma di semplicità e di economia, viene usato il mattone. E vi faccio vedere, questo è un bellissimo ponte che stava un albergo. Ecco, questa è la ricostruzione di com'era. Ogni ponte aveva sul corso d'acqua una soglia che faceva un po' da che lo faceva scavare il corso d'acqua in modo che poi i piloni cadessero. Il problema dei ponti antichi è o che si interrano man mano e allora si ingorgono e vengono demoliti perché inficiano all'acqua, oppure vengono scalzati perché il fondo si erode. Invece, facendo una soglia, che vedete la spumetta dell'acqua davanti, una piccola cascatella, questo difende dall'erosione. La strada traiana non era lastricata, era tutta imbrecciata. Solo sui ponti c'era un acciottolato fisso proprio col calcestruzzo. E qui vi faccio vedere un tratto scavato, proprio una grande strada ingaiata di questo tipo. Insomma. Perché le strade romane, classiche sono quelle fatte di basalto con la pietra vulcanica nera, no? Bluastra nera, che voi conoscete benissimo per i colli albani e che adesso si usa su tutte le strade, la Flaminia, l'Aurelia, la Tiburtina e via di seguito. Tutte sono fatte in questa maniera,
Fino però a un certo punto, perché a un certo punto il materiale cambia, è difficile troppo trasportarlo dalla zona vulcanica ai nuovi posti, certi posti hanno altri vulcani come l'Etruria, come Rocca Monfina, andando verso Napoli, però poi quando ci si allontanava troppo c'era soltanto il calcare della montagna, e il calcare poi, come avevo fatto l'esempio prima, era più facile consumarsi e allora si usava spesso anche l'imbrecciata, per esempio la Via Emilia era tutta imbrecciata come era appunto questa strada qui. E quindi faccio vedere, finisco con un bellissimo ponte, un ponte dell'Appia Traiana che si trova sul fiume Carapelle, si chiama Carapelle, sta insomma dalla zona del Foggiano, grosso modo. E è un ponte lungo, pensate, 400 metri, con tantissime arcate, e purtroppo queste costruzioni fatte da Traiano sono durate sì, fino all'undicesimo secolo, che come vengono ricordate nelle imprese guerresche che vengono percorsi, ma è come i ponti della nostra autostrada: se non c'è manutenzione, cascano dopo un po'. Si valuta il cemento che esista all'intemperie più o meno 100 anni. Queste sono le valutazioni che si fanno in genere gli ingegneri del tempo delle costruzioni in cemento. Se c'è la manutenzione, naturalmente durano molto di più, possono durare all'infinito se c'è la manutenzione. E per quello poi se non c'è, ecco che c'è il ponte che crolla, e come abbiamo in tantissimi brutti esempi, e poi anzi recentemente abbiamo tanti ponti nelle varie catastrofi, alluvioni, per esempio il ponte lì di Fano, i ponti di Fano quando c'è stata la grande alluvione un anno fa. Ci sono stati tutti, gran parte dei ponti fatti l'altro ieri sono caduti e ci sono invece i ponti romani rimasti belli interi con i tronchi d'albero sopra che intasano gli archi sopra il piancito, così, ma sono rimasti intatti come fossero delle dighe. Però ecco il materiale usato da Traiano, se non aveva la manutenzione, come avviene dopo il VI secolo d.C., piano piano cedono e così sono tutti precipitati. Questo bellissimo ponte oggi è ridotto, vedete, proprio soltanto ai piloni, quello che si vede è un'immagine così, e qui c'è la sua ricostruzione. Guardate che piloni, quanti archi aveva. Questo perché? Perché la strada doveva essere percorsa con la minor fatica possibile. Non si bisognava, se c'era una valle, scendere in basso e poi risalire, che era faticoso, ma la strada andava in piano e quindi questo permetteva perfettamente le comunicazioni e la regolarità veloce del traffico. E così, con questo, siamo arrivati a Brindisi. Brindisi con le sue colonne che guardano l'interno del porto e che si affacciano alle grandi civiltà dell'Oriente. Voi pensate, quando i Romani hanno portato l'Appia a Brindisi, si affacciavano sulla Grecia, sull'Anatolia, sulla Siria, sull'Egitto. Erano le nazioni allora più ricche e più civili, quelle che hanno dato il maggior impegno dell'uomo nella civiltà e nella cultura, dei grandi monumenti, no, dell'Egitto e della Siria, eccetera, eccetera. E quindi si apriva il grande mondo orientale d'oltremare. E con questo ho finito. Allora, noi lo ringraziamo tantissimo, professor Quilici, per questa bellissima carrellata di immagini spiegate in modo molto chiaro, semplice, piano, che effettivamente ci ha regalato molte, molte informazioni, molte notizie. Ecco, e magari mi permetterei una qualche domanda. Ah, certo, graditissima. Diciamo, ecco, vediamo un po'.
Lei quali problematiche, cioè sarebbe un discorso molto ampio, però proviamo a sondare, insomma, quali problematiche vede nella conservazione attuale dei monumenti, cioè tutto il tracciato della via più antica, certamente meriterebbe, come dire, un'attenzione particolare. Ci sono delle zone che lei ritiene che siano trascurate attualmente? Sì, dunque abbiamo prima di tutto, ricordo come già il ministro Borghi, nella fine dell'Ottocento, appena fatta la capitale d'Italia, propose di fare il parco dell'Appia da Roma a Brindisi. Proprio fu antesignano, poi purtroppo non si è fatto perché gli interessi sono naturalmente tanto diversi, cioè il nostro pericolo principale attuale è l'edilizia che si costruisce dappertutto, il terreno è tutto privatizzato e non sempre ci sono persone sensibili a mantenere un monumento che magari invece impiccia e si teme per l'arrivo della sovrintendenza e quindi magari lo si fa sparire alla chetichella. Purtroppo il dramma culturale di tutta l'Italia e tutta l'archeologia è questo. La Via Appia certo non può essere conservata tutta come noi l'intenderemmo, perché non è che ci sono monumenti dappertutto. Noi costruiamo il percorso, il tracciato, ma tanti chilometri non hanno magari niente, non servono nulla. E quindi anche per la creazione, anche per questa UNESCO, non è che si propone di tutelare l'Appia su tutto il percorso da Roma a Brindisi, ma si sono scelti dei tratti più significativi che entreranno in questo patrimonio. E questo certo è anche un peccato, un limite, ma se ci sono dei tratti talmente rovinati che non danno risultati, purtroppo così avviene. E il dramma è proprio questo, l'edilizia indiscriminata che oggi distrugge tutto. E non è soltanto l'espansione delle città, ormai abbiamo un'edilizia che di ville e impianti industriali che stanno attaccati l'uno all'altro con i loro recinti, e quindi è difficilissimo anche condurre le perlustrazioni oggi di questi luoghi. Se uno vuole andare a fare una carta ecologica trova delle grossissime difficoltà, perché naturalmente il proprietario arriva col fucile e dice: questo è un ladro, sei tu che ti impicci. E così non c'è rispetto a quando io ero giovane, io che se arrivava al casale lontano e ti offrivo il bicchiere di vino, è tutto un mondo purtroppo oggi molto scomparso. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, va bene. E senta, ecco un'altra questione che noi qui ai Castelli Romani, ovvero sia Colli Albani, insomma, siamo Sì. un tantino preoccupati perché ai piedi dei Castelli Romani, diciamo in località Santa Palomba, Sì. che probabilmente è distante dal tracciato antico dell'Appia Antica, però forse neanche tanto. Persino la Santa Palomba è una località che lei ci insegna che ha restituito dei reperti archeologici importantissimi. Ecco, Sì, noi siamo preoccupati. anche dei lastricati bellissimi. Eh sì, tra l'altro proprio nell'89 ci fu un appello di Fulco Pratesi affinché un tratto di basolato venisse salvato, non venisse. Invece è stato ricoperto da un parcheggio della Michelin, mi pare, qualcosa del genere. E purtroppo alle volte gli appelli cadono nel vuoto e questo è molto triste. Sì, E noi molto siamo un triste. po' preoccupati perché si prevede che sarà realizzato questo impianto di incenerimento che, insomma, certo andrà comunque a interferire in modo abbastanza grave con il paesaggio. Sì, poi lì mi sembra che dovrebbe andare verso Torre Maggiore, se non sbaglio. È a Santa Palomba Sì, proprio. sì, sì, sì.
Esattamente, ma il tracciato della via antica sta più sopra, ovviamente. Sì. Quindi non è che, cioè, voglio dire, tra l'altro sarà visibile anche da Riccia, no? Dal ponte Certo, di certo. Riccio sarà ben visibile questo Santa Palumba. Ecco, quindi noi siamo preoccupati su Preoccupatissimi, questo. giustamente, però siamo talmente tutti pigiati che dovunque Sì. si costruisca un impianto del genere ci saranno lotte Sì. feroci per non averlo. Allora, se ci sono domande, con molto piacere, c'è qualcuno che ha alzato la mano, vedo uno che ha alzato la mano, no, no, non riesco a vedere come si chiama. Prego Tiberio. Giuliano, sì, prego, salve Tiberio, con Ciao. piacere. Buonasera, Ecco. professore. E va con un nome archeologico impegnativo. Grazie. No, mi aspettavo anche il Quarelli perché ho la guida del Quarelli da quando ho 15 Va anni. bene, ma noi abbiamo Però Lorenzo Quirici che è un devo dire che grandissimo lei è stato professore. veramente bravo. Complimenti. Ecco. Grazie, grazie. Professore, intanto complimenti, grazie, è veramente bello. Io sono a Berlino adesso, però ho voluto lo stesso partecipare a questa lezione perché Alessandro è veramente bravo a organizzare questi incontri. Lei conosce quel bellissimo libro di Paolo Rumiz della Certo, Via Appia? certo, certo. E devo dire che, chiaro, adesso il parco archeologico lo stanno valorizzando adesso ormai veramente bene, anche se in Sì, proprio realtà bravi. dovrebbe come minimo arrivare ad Ariccia, ai castelli. Sì. Come minimo dovrebbe arrivare lì e comprendere e sarebbe ideale anche sfruttare questa occasione per finalmente cambiare l'approccio turistico, perché oggigiorno, cioè qui in Germania ormai è da mo' che si usa la bicicletta, si gira diciamo un turismo slow, anche sull'Appia adesso lo stanno facendo, però è molto molto limitato. Quindi valorizzare queste cose qui anche riportando appunto un po' l'ambiente agreste tipico della campagna romana sarebbe l'ideale, cioè proprio far rivivere quello che ha fatto vedere lei con le osterie, con le specialità, con i pastori, perché un'altra cosa che quest'inverno, mentre ero sull'Appia, ha attraversato un gregge di capre incredibile, c'è cioè un capraio che ha circa 1.000 capre all'altezza di Cecilia Metella, è una cosa incredibile, cioè non me lo sarei mai aspettato, sembrava di essere tornati indietro nell'Ottocento. È Quindi diciamo che bellissimo. sta veramente tantissimo ancora, in Sì. effetti. Anche a Itri fanno queste transumanze, diciamo, di capre o di mucche. Sì, Sono sì, sì. Va suggestive. bene, comunque grazie ancora professore, grazie Enrico, complimenti per come organizzi sempre questi incontri e come vedi li seguiamo dappertutto, non soltanto Grazie a te, dai Tiberio. Volevo chiedere, quindi si può immaginare dei percorsi oltre che quello che da Roma fino appunto a Frattocchie, eccetera, si possono immaginare anche dei percorsi da fare in altre parti del tracciato dell'Appia Antica, che so io, per esempio, non lo so, insomma, c'è zone dove è più meglio conservato. Il basolato, oppure anche dove anche l'atmosfera, diciamo così, l'ambiente circostante è ancora in parte valido, no? Paesaggisticamente. Ecco, questo. Uno può certamente pensare di fare altre proposte, altri parchi in tante altre zone ricchissime di monumenti. Adesso per dire la zona degli acquedotti di Poli e Gallicano, no? La via Sì, sì. Sì, Prenestina che da Gabbi a Palestrina c'è tutto il lastricato conservato. No? Si possono fare per settori delle cose, delle proposte. Ma a centinaia si potrebbero fare se ci fosse una politica cosciente in questo senso. E senza dubbio, quello che è importante è la voce locale, cioè se noi aspettiamo che i nostri bravissimi politici se ne occupino, no, sicuramente no, ma se noi protestiamo, zagagliamo, scriviamo sui giornali, su internet e via di seguito,
loro sono più sensibili. Infatti, tra l'altro, lei ha citato proprio anche gli acquedotti a est di Roma e lì c'è un patrimonio di ponti che sono veramente, È straordinario, sì. sì, sono veramente importanti, sono meravigliosi proprio. E sono molto trascurati. Io ci sono Tutto stato un alcune bosco. domeniche fa a vederne qualcuno e ecco. E allora, se ci sono altre mani alzate, Giuliano, puoi dare la parola. Io non Ecco, riesco a c'è vedere. Matteo Morosini. Deve Prego, prego. attivare l'audio. Ah, ecco. Scrive: a me interessava sapere se sa consigliare qualche lettura sulla via Flaminia tra Fano e Rimini. Ah, tra Fano e Rimini. Fano. Dunque c'è una pubblicazione, c'è gli Studi Romagnoli, la rivista di Studi Romagnoli, che è molto attiva, è una bella rivista di Rimini, che riguarda tutto il territorio, non solo riminese, ma romagnolo. E c'è molti scavi che sono stati fatti, necropoli, anche dei miliari hanno trovato in questo tratto, di cui si dà rendiconto. E ce n'è anche un articolo su l'Atlante di topografia antica, del tratto proprio da Rimini andando a Riccione. E così, questi sono quelli che mi vengono in mente. Prego, altre domande, altri interventi? Prego, prego, Piera. Ciao Enrico, buonasera. Salve. Innanzitutto volevo ringraziare tanto Enrico per queste sue meravigliose iniziative rigeneranti. Non c'è di che, Piera, di Rigeneranti è colpa. veramente una ricchezza per le nostre povere anime acciaccate. Volevo tanto ringraziare il professor Quilici per la sua esposizione, cultura e sapienza. E al professore volevo chiedere, non so se forse aveva già fatto un accenno, perché mi sono collegata che aveva già cominciato la conferenza, se poteva spiegare un po' di più questa candidatura UNESCO. In che termini si concretizzerebbe, in che termini e in che tempi, e di fatto poi diciamo cosa cambierebbe a livello sia di conservazione del bene che di fruizione da parte della comunità. Grazie. Sì, Domanda importante. sì. Dunque, questa proposta nasce dal nostro ministero, non si sa se viene accolta, c'è la proposizione di farla accettare. E, in questo senso, un po' c'era l'accenno fatto prima, che non si può fare tutto il percorso dell'Appia fino a Brindisi, perché aree non hanno nulla, sono talmente degradate proprio che fanno schifo e che, per dire tipo Mondragone, c'è poco da salvare, no? E allora sono stati scelti dei tronchi veramente monumentali, che nella proposta verranno tutelati. Poi succede, c'è stata un'ispezione di un ispettore, era di un professore di Zagabria, del Museo di Zagabria, che è stato ospitato e ha percorso tutto il percorso dell'Appia, scusate, tutto il percorso dell'Appia, accompagnato dai nostri... Del nostro comitato ministeriale, e gli hanno fatto vedere cosa c'è di bello, cosa si potrebbe salvare, cosa verrebbe tutelato. E lui adesso deve, questo è successo fino a un mese fa, deve svolgere una relazione a cui partecipano altri tecnici loro. Che faranno obiezioni, dico, se obiezioni o chiederanno delucidazioni sul significato di certe cose,
e dovrebbe arrivare il parere verso giugno-luglio, il parere se è stato accettato questo proposto o no. Questo è tutto in analisi. Quindi c'è Bene, un po' di pazienza. prego, prego. Sì. Bene, altre domande, altri interventi? So se ci sono Signor altri. Alessandro Danesi, forse Prego. deve attivare l'audio però. Sì, mi sentite? Sì. Salve, buonasera. Io sono un restauratore, ho lavorato anche col professor Coarelli, mi spiace che non c'è stasera. Però ho un'esperienza diretta sui siti UNESCO perché lavoro per il sito UNESCO della Valle Camonica, le incisioni rupestri. E quello è un piano di gestione che è stato scritto, la cui funzione purtroppo è difficilissima, e lo dico per esperienza diretta, quindi mi chiedo anche addirittura su un sito che va a livello interregionale. Chi poi gestirà questo piano? Perché già all'interno della stessa provincia, non dico la regione, dico addirittura la provincia, poi si inseriscono i comuni, tutto diventa molto farraginoso e il problema di fondo è chi cerca e mette a disposizione le risorse per la gestione. E questo non è affatto chiaro, purtroppo, anche se nel piano di gestione poi viene previsto, in realtà sappiamo come va la cosa in tempi di ristrettezze di bilancio come sono le nostre, purtroppo questo è un problema grossissimo. Quindi la valorizzazione e l'informazione sono la via maestra, cioè riuscire a sensibilizzare le persone, a far conoscere quello che c'è sul territorio è importantissimo. Però non bisogna dimenticare che il sito UNESCO è soltanto un meccanismo. Se questo meccanismo poi non lo si attiva e le risorse non si trovano, il meccanismo si ferma e noi lì in Valle Camonica siamo alla situazione dove di una dozzina di parchi tra nazionali, regionali e comunali, riserve naturali e via dicendo, adesso come adesso ne stanno attivi quattro. Gli altri non sono più attivi. E quei quattro faticano moltissimo pure a tenersi in piedi, a parte quello nazionale che è l'unico che ha risorse dallo Stato, quindi va avanti da sé. Questo è un problema enorme. Tutto qui. Certamente un problema. Grazie, quest'ottimo intervento. Prego, professore. È un problema certamente enorme. E poi i parchi anzi, proposti sono tantissimi, anche in Etruria, per dire. E in fondo, se noi parliamo di parchi archeologici, non sono da meno quelli naturalistici. Se noi parliamo del Parco Nazionale d'Abruzzo, per esempio, ognuno ha delle difficoltà a non finire. Prima farsi accettare dalle popolazioni locali, che è la cosa più difficile. Noi parliamo sempre che la cultura è importante, ma pochi la possono capire. Se noi pensiamo proprio al Parco Nazionale d'Abruzzo, quante lotte ha dovuto condurre e conduce ancora, e oggi finalmente perlomeno ha una voce locale che lo difende, che se ne rende conto. Quindi, quando noi parliamo di creare un parco, dobbiamo certo avere la popolazione d'accordo o perlomeno riuscire a convincerla. E poi dopo, certo, protestando, occupando, facendo scioperi, qualcosa si riesce a ottenere. Però senza stancarsi mai di protestare. Io osserverei che il PNRR forse avrebbe dovuto stanziare delle risorse maggiori per il restauro, proprio per, mi venne in mente qualcosa che non ha a che fare adesso con l'Appia Antica, però per esempio noi nei centri storici osserviamo che ci sono palazzi storici proprio, ci sono edifici storici con le facciate che sono cadenti, sono i cornicioni malmessi, cioè tutto questo. Purtroppo, siccome non produce un profitto, no? E per cui stanziamenti pubblici non ci sono.
Questo è sbagliato, secondo me, perché poi bisogna investire più anche su cose che sono di base, sull'immagine, sul decoro, su tutte queste cose qua. È sbagliato andare a investire per fare grandi opere che poi la loro utilità è anche dubbia, oltretutto, no? Questo è il mio pensiero personale, poi non so come la pensate voi. Ah, è alzato la mano anche Cristina Vincenti. Cristina, se vuoi prendere la parola, se Giuliano gliela può dare. Sì, allora lei non è Cristina. più presente, però leggo Ah, la non è più domanda. presente. Allora scrive: volevo ringraziare Enrico Del Vescovo per questo incontro, il professor Lorenzo Quilici e la professoressa Stefania Quilici per tutto il lavoro profuso per l'arteria romana. Dunque, semplicemente un Benissimo. ringraziamento. Ecco, Ecco. Invece c'è Claudio La Rocca che prego, prego. adesso, ecco, può attivare l'audio. Buonasera, mi sentite? Ecco, sì. Sì, la sentiamo. Allora, innanzitutto volevo ringraziare sia Enrico Del Vescovo di Italia Nostra che il professor Quirici, il quale ho conosciuto in una delle tante visite guidate che lui ha condotto il Parco della Caffarella tanti anni fa con il Comitato per il Parco della Caffarella. In quell'occasione l'ho conosciuto. E niente, io diciamo a proposito di quello che si diceva, penso sempre che ormai da decenni, no, si parla di fare, insomma, di fare una grande area archeologica che si collegasse tra l'area del Circo Massimo, no? E monumenti, diciamo, la zona del primo miglio dell'Appia Antica. E insomma, sembra una cosa molto ancora, diciamo, ormai forse un'idea forse abbandonata, considerando il fatto che, come voi sapete, il primo tratto dell'Appia Antica è un tratto dove insomma, le macchine scorrono, diciamo, ad andamento piuttosto veloce, per cui è anche difficile proprio per il turista poter camminare, no? Lungo quel tratto di Appia, e figuriamoci appunto ancora, ecco, quanto siamo lontani da quell'idea di, diciamo, di parco archeologico. E niente, la mia era più che altro una considerazione. Io vivo in quell'area, diciamo, da qualche anno, per cui è una cosa che appunto mi sarebbe a cuore, nel senso che tengo particolarmente a quell'area di parco perché la vivo, sono un archeologo per cui ci lavoro. Però ecco, volevo anche da parte vostra, diciamo, un'osservazione riguardo, nel senso, cosa ne pensate voi? Sarà un progetto che mai avrà la luce oppure è abbandonato? Non so se voi avete delle notizie al riguardo. Grazie molto Claudio La Rocca. Mi pare che tu sia un esempio di cittadino che ti stai battendo per un'ambizione legittima che dovrebbe essere, secondo me, un'ambizione di tutta la cittadinanza, perché la tutela e la valorizzazione deve essere la base anche di una politica saggia. E purtroppo invece il territorio spesso viene sacrificato per le solite lottizzazioni, cemento e quant'altro che ha rovinato il paesaggio del nostro territorio. Comunque, ecco, volevo una valutazione dal professore. Sì, dunque l'idea del Parco dell'Appia che nasca dal Foro Romano, Palatigio, Circo Massimo, per lanciarsi lungo l'Appia è una vecchia idea, in teoria, cioè, è stata realizzata, cioè la passeggiata del Terme di Caracalla con le sue aree verdi regge. Però andando da Piazza Numa Pompilio in là, certo, i muraglioni sono tutti privati, non c'è nessun aggancio al territorio, fino ad arrivare a Cecilia Metella è tutto chiuso, i monumenti sono proprietà privata, non si vedono proprio perché sono al di là di questi muri,
chiusi, cintati e gelosamente custoditi, e come diceva il Signore, uno percorre questa strada a rischio della vita. Veramente sono zone pericolose con un traffico interrotto e senza marciapiedi. Uno deve andare raso, mi meraviglio i poveri turisti come facciano. Tante volte li ho visti che arrivano sì e no a Porta San Sebastiano, si affacciano e poi tornano indietro, perché è veramente pericoloso andare avanti. Benissimo, grazie queste riflessioni critiche. Io vedo la mano alzata anche di Stefania Scarselli, se vuole parlare, e deve attivare il microfono. E buonasera, sono il marito. Ecco, io, ah, va però, bene. Guarda. Sì, no, è che volevo fare una domanda e anche una, diciamo, mettere in evidenza un aspetto, sì. Che il dottor Quirici, uno dei pochissimi archeologi che nei suoi libri ha parlato dell'attività e delle misure geodetiche lungo l'Appia, e quello, visto anche le ultime attività fatte con la mostra, con la ricollocazione di una lapide, vorrei sperare appunto che possa essere un argomento molto importante per il sito UNESCO, per proporre il sito UNESCO, perché questa attività è l'unica in un parco archeologico in tutto il mondo. Quindi ecco, volevo sapere dal dottor Quirici se aveva approfondito questo aspetto e se questo argomento è, come posso dire, sul tavolo nell'ambito appunto della proposta. Grazie. Sì, senz'altro sul tavolo nell'ambito del parco della Pia Antica del Comune di Roma, cioè tutto il contesto di valorizzazione della Via Appia di questo parco, c'è tenuto molto presente anche questo aspetto tecnico di tutte le valorizzazioni fatte al tempo di Pio IX, no? Con l'astronomia, con gli studi geodetici e di seguito, che diventano un elemento archeologico di grande importanza dal punto di vista storico e testimoniato ancora da queste tracce che sono rimaste del lavoro fatto allora. Benissimo, io non so se ci sono altre mani alzate, non mi sembra, per la verità. Non ti conosco. Non ha... c'è il microfono aperto, Scarselli. Ah, sì. Sì. Allora, è chiuso? Sì, ecco. Sì, non so se ci sono altre mani alzate. Io... Per ora non ce ne sono, no. C'è una, forse, ecco, vedo... Buonasera, grazie mille al professor Quirici e agli organizzatori. Forse è già stato detto, ma volevo chiedere se la conferenza verrà messa online. Penso sia stata interessantissima e quindi ne valga la pena. Grazie ancora. Grazie. Sì, la registrazione è stata fatta. Certo, ci vorrà un po' di tempo prima che si metta in rete, però insomma senz'altro ci contiamo, come un po' tutte le conferenze che noi organizziamo. Io ecco, sono poi c'è, ecco, Alessandro Danesi che ha appena alzato la mano. Ah, Alessandro Danesi, se vuole riparlare, sì. Tanto un po' di tempo forse ce l'abbiamo. Prego, prego. Certo, no, solo per dire che insisto con la storia della divulgazione, perché è fondamentale che le persone che non hanno accesso, diciamo, a un livello più specializzato sappiano anche solo dove passa la Via Appia, perché magari normalmente nessuno lo sa, o lo sanno solo gli addetti ai lavori, o sono coinvolti gli addetti ai lavori ma non gli altri. È un errore, perché bisogna assolutamente coinvolgere tutti, e quindi assolutamente benemerita questa iniziativa, perché cerca di divulgare esattamente questo. Bisogna cercare platee più ampie e cercare di coinvolgere soprattutto le autorità locali, perché se non si passa dai comuni non si arriva da nessuna parte. E questo lo ripeto, lo dico per esperienza diretta sul sito UNESCO 94, cioè dove se non si ha l'attenzione degli amministratori locali non si arriva a nulla, pure con il piano di gestione, pure con il sito UNESCO. Io mi sono ritrovato in parchi che dovrebbero essere completamente tutelati, dove c'era stata organizzata dal comune la gara di motocross. Cioè,
immaginate. E il comune stava nel piano di gestione ed è nel comitato che deve gestire il sito UNESCO 94. Poi mi ritrovo le impronte delle gomme sopra le incisioni rupestri. È una vergogna, guarda. No, ma non è una vergogna, purtroppo è la normalità. È semplicemente banalmente la normalità, perché se non c'è diffusione dell'informazione, l'assessore locale mi dice: ah, ma io mica avevo capito che lì c'erano le incisioni, con tutto che c'è un parco segnalato, c'è una mappa, c'è una piantina. No, bisogna continuamente fare divulgazione. Tutto è crollato all'inizio dell'anno 2000, quando è finita praticamente la divulgazione nelle scuole, che prima era costante a tappeto, dico per la Lombardia, e i piani di informazione scolastica sono transitati piuttosto verso visita alla cantina o visita alla fabbrica, piuttosto che visita al museo o visita alle incisioni rupestri. Cioè è una scelta politica. Capite? Sì, io sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, mi fai pensare, mi fai ricordare un episodio. Cioè, a Marino, per esempio, c'è uno dei mitrei più famosi, perché ci sono, perché conserva ancora la pittura, no? D'affresco del dio Mitra. E ce ne sono soltanto tre di mitrei in Italia che sono affrescati, diciamo, no? E proprio poco prima di una visita, eccetera, guidata per la mia sezione di Italia Nostra, parlando con alcuni cittadini del posto che abitavano lì vicino, non sapevano che esistesse il Mitreo, non sapevano dove stesse il Mitreo, ma stavano lì vicino, abitavano lì vicino, cioè incredibile. È vero, io non sono che mai salito sulla cupola di San Pietro, comunque. Ma infatti tu ecco, metti il dito anche nella piaga, perché se ci fosse veramente una, come dire, una coscienza collettiva diffusa, ma veramente diffusa, allora probabilmente la politica sarebbe anche diversa e risponderebbe alle esigenze che tu giustamente hai testimoniato. Ma la via è la divulgazione, quindi interventi. Ci proviamo, ci stiamo provando. Certo, e vanno diffusi quanto più possibile, perché sicuramente le persone, se vengono avvisate di quello che c'è, capiscono anche una cosa fondamentale della via Appia: la strada porta i soldi, da sempre, fin dall'antichità. E quindi, grazie Alessandro Danesi. E il professore voleva dire. Vorrei inserirmi al discorso, perché vorrei fare l'esempio degli Amici della Valle della Caffarella, se li conoscete. È un'associazione che sarà 50 anni che si batte per la Caffarella, la tutela della Caffarella, con una pervicacia incredibile di denunce, visite guidate, illustrazioni di monumenti, proprio instancabili, e questo li ha portato man mano a valorizzare la Valle della Caffarella, che prima doveva essere tutta costruita, dovevano sorgerci sopra la Città del Sole, mi ricordo una cosa folle, solo il nome lo dice, doveva passarci l'autostrada, una strada, quella che adesso è stata fatta a ridosso delle mura, e insomma è un programma folle. Tutto privato, così, e con la tenacia, devo dire, tanto di cappello, che io sono sempre rimasto ammirato di loro, sono riusciti piano piano a creare, a obbligare il comune a fare il riconoscimento del parco, a restaurare i monumenti. Adesso mi telefonavano giorni fa il direttore di questa associazione, che finalmente hanno il finanziamento della Valle per il casale della Caffarella. Quindi, per dire, quando uno si impegna veramente anima e corpo, e senza mai smettere, perché quello è l'importante, appena uno smette, la controparte si vende, possiamo dire, tra virgolette. E, insomma, questa associazione in 50 anni ha ottenuto cose che io non avrei mai creduto. E tanto di cappello, ripeto. Benissimo. Sì, questa è una nota anche che è un po' di incoraggiamento, no? Questa è una nota di incoraggiamento preziosissima.
Va bene, io non vedo in realtà altre mani alzate, non so se sbaglio. No, non ci sono. Ecco, allora io voglio ringraziare di nuovo tantissimo la preziosa esposizione del professor Lorenzo Quirici, che credo che con la sua autorevolezza potrebbe anche giustamente esserci utile. Varie battaglie a Roma, eccetera, quindi... Insomma, diciamo che il mio auspicio è di rimanere in contatto, perché abbiamo bisogno di personalità come lei, professore. Io ringrazio di questo invito che c'è stato. Certo, sono ben contento se il nostro rapporto continua. Sì, ma assolutamente. Naturalmente.